Buongiorno, che piazza meravigliosa ieri a Barcellona, complimenti ai nostri comitati e alla nostra coordinatrice provinciale Melangela, Melangela Scolaro, una piazza bellissima, due ore di comizio, nonostante faceva freddo e nonostante il derby, Milan Inter, una piazza meravigliosa. Grazie, noi poi siamo arrivati in nottata su Palermo, il tempo di pianificare la giornata. Stiamo per incontrare il nostro Ismaele Lavardera, faremo una piccola passeggiata qui al mercato a Palermo, poi andremo in aula al Parlamento e di pomeriggio dalle 18 inizia il nostro tour a Trapani, tra Castelvedrano Marsala e chiuderemo a Mazzara del Vallo dormiremo a Trapani domani anche una serie di incontri con aziende importanti e ovviamente questo per noi è ormai un percorso che ci porta all'8 e 9 di giugno con il risultato eclatante che ogni giorno che passa è sempre più in evidenza sono partite ormai le strategie di mascariamento, oggi la Gazzetta del Sud ci dedica la prima pagina. Chiedo ancora per l'ennesima volta a uh, Lucio D'Amico, che si permette di fare i tagli e cuci dei miei documenti del passato, di documenti ufficiali, di delibere, un contraddittorio perché mi sono stancato della lobby del ponte e soprattutto mi sono anche schifato e indignato di un giornale che ogni giorno dedica una pagina intera al ponte. Ma che interessi avete? Forse fate parte della comunicazione, perché in comunicazione si stanno spendendo milioni di euro, anzi poi vedremo anche quanto si sta spendendo. Come fa un giornale ogni giorno a fare una pagina pro ponte? Pro Ponte, è come se sta tenendo ormai una pagina intera per sostenere una parte politica. E allora di che parliamo? È già una settimana che vi chiedo di essere intervistato su questo punto. E allora, direttore Lucio D'Amico, facciamo una cosa, senza grandi polemiche: io il 25 aprile. Eh, sono a capo peloro. Venga e facciamo un dibattito, un tu per tu. Sarò col sindaco Basile. Venga e ci metta in difficoltà, ci faccia tutte le domande che vuole sulla nostra coerenza o non coerenza. L'aspetto il 25 aprile a capo peloro. Faccia lei le domande. Non le vogliamo sapere in anticipo, come capita spesso. Per prassi, ci mette in difficoltà, ci deve squartare davanti alla città di Messina e davanti ai siciliani. E così la finiamo. Quando ci dovete mascariare, ci dedicate la prima pagina. Ma, cosa, ma come ci volete mascariare? Estrapolando pezzettini di documenti di 50 pagine. Tutta questa levata di scudo. Discuti della Gazzetta del Sud quando siamo stati rapinati sui fondi del PNRR? Non l'ho vista, però ogni giorno vediamo una pagina della Gazzetta del Sud dedicata al ponte e racconta tipo beautiful anche minchiate sotto il profilo tecnico, di cui ne dovremmo parlare. Direttore Lucio D'Amico. E lo voglio anche dire nei confronti del padrone, perché è tutto un unico gruppo. Ormai noi abbiamo il Giornale di Sicilia che stiamo denunciando per violazione della par condicio. Perché costantemente veniamo oscurati. Il padrone del eh, Giornale di Sicilia è Morgante eh, perché sono un unico gruppo. Vedete stesso, filo conduttore. Io capisco che vi sto sul cazzo, perché non mi sono mai piegato e a differenza di altri io non sono mai venuto a genuflettermi alla Gazzetta del Sud. Sarò l'unico sindaco, sarò stato l'unico sindaco della storia di Messina che non ha sentito l'esigenza di accattivarsi le simpatie di chi, dal loro punto di vista, fa opinione. E io non temo la vostra opinione o la vostra disinformazione, ma non posso accettare che mi si attribuiscono delle, dei fatti. Che non sono corretti e allora lo dico con serenità il direttore lucio d'amico venga a mettermi in difficoltà davanti alla città noi il 25 di aprile con il sindaco basile spiegheremo punto per punto documenti alla mano perché ci sarà una, uh, un led wall proprio per proiettare i documenti ufficiali e soprattutto quello che hanno detto gli organi tecnici dove si evidenzia che questo è un affare e non serve per realizzare il ponte, ma è l'affare per eh, continuare a pagare consulenza e progettazioni. Le osservazioni formulate già a conti alla mano impediscono di mettere alla prima pietra se no tra 3-4 anni. E allora, perché dobbiamo bruciare altri milioni di euro? Quanto soldi avete bruciato come società dello stretto di Messina? Quanti miliardi? E volete continuare ancora a stuprare la città, a fare affari e a fare disinformazione? Mi dispiace, non mi trovate d'accordo. Lino Morgante, noi non abbiamo niente da dirci. Perché dopo la discussione che lei ha avuto ieri con il mio addetto stampa, che, che mi permetto di dirle di portare rispetto. E lei che si permette di dire, mi ha detto stampa, che voi siete privati e fate quel che cazzo volete, mi dispiace, non è così. Voi siete organo di informazione e dovete rispettare le regole dell'informazione. Quando la finirete di oscurarmi, quando la finirete di far continuare stazioni di cecchinaggio, a un giornalista che mi ha querelato e quindi siamo in tribunale e in tribunale vedremo chi ha ragione o torto ma non vi potete permettere di continuare ad oscurarmi come unico gruppo nel giornale di Sicilia e il direttore romano dirà alla nostra eh, addetta stampa faccio quel che cazzo voglio no vedete eh, la strategia di mascariamento è tipica anche della nostra terra ma mi dispiace, avete sbagliato bersaglio, perché sono un uomo libero, non ho scheletri negli armadi, ho pagato anche prezzi di, delle falsità create nei miei confronti e sono uscito sempre a testa alta. E quindi ora dovete voi svolgere correttamente il vostro mestiere. Il 25 d'aprile a Capo Peloro, eventualmente eh, dottore Lino Morgante, venga, venga. Moderi lei il dibattito sul ponte. Noi aspettiamo lei e aspettiamo tutti i pontisti che sono lì con la baba alla bocca per eh, arricchire se stessi e la sua settima generazione. Perché questo per ora è il tema. Si stanno spendendo milioni di euro in consulenze, in propaganda, in eh, informazione istituzionale e chissà dove vanno a finire tutti questi soldi. E nel frattempo, già è chiaro, che questo è il ponte degli affari e dovremo parlare del ponte degli affari e degli affari degli affari che questo praticamente è la cupola politico mafiosa a cui soggiace la Sicilia ma ovviamente dalla Sicilia si passa all'Italia perché è un'unica strategia questo è il ponte di Matteo Verdini non dimenticatelo il ponte di Matteo Verdini e il 25 aprile ne vedrete non delle belle vedrete la verità la mia coerenza e soprattutto anche le mie prese di posizione da sindaco di Messina su quella che era anche lo scippo che abbiamo subito e di cui la Gazzetta del Sud non ha dedicato, come fa per il ponte sullo stretto di Messina, una pagina al giorno. È pagata? Non lo so. Poi faremo un accesso agli atti e vediamo se il gruppo della Gazzetta del Sud ha avuto affidata delle comunicazioni di propaganda. Non ho idea, però un giornale. Che tenta di orientare l'opinione con una pagina a giorno, scrivendo anche cazzate e ponendo le questioni in modo forviante, beh, mi dispiace, c'è qualcosa di strano che non quadra in tutto questo. Ma capiamo anche che l'obiettivo è colpire Cadeno De Luca nel cuore del suo consenso, nel cuore di dove la gente lo ama perché Cadeno De Luca. Si è sempre comportato bene con il popolo e non con i padroni delle lobby. Lì non ci sono mai stato e non ci voglio stare. Non ho paura e non mi impressionano neanche queste azioni di cecchinaggio. Però se siete un'informazione, se fate informazione seria, voi non potete continuare a deludere il contraddittorio e quindi voi estrapolate documenti, voi fate gli articoli e voi vi permettete di esprimere pure i giudizi. Sulla mia coerenza, dottore Lucio D'Amico, non le permetto neanche di farne cenno, perché ho liberato la città da certe schiavitù in tre anni da sindaco e in quei tre anni, ovviamente, io. Non sono andato a ginoflettermi da nessuna parte. Lo capisco che vi siete incazzati. Perché voi siete quelli che avete sempre condizionato la città, avete sempre comandato, avete sempre orientato. Siete quelli che avete fatto i sindaci e li avete demoliti. Beh, con Cadeno De Luca, questo purtroppo per voi non ha funzionato. E capisco che vi rode. Beh, vedete, la libertà è questa. Questa battaglia di libertà è anche quella riferita all'informazione. Quella schiava, quella che è Zerbino dei potenti che comandano, perché loro sono sempre filogovernativi. Chiunque comanda, rosso, giallo, verde, è importante essere lì, nella mangiatoia, bravi, bravi. Ci libereremo anche di questo schema, ci libereremo anche di questo modo volgare di fare informazione. Ecco la battaglia di libertà oscurateci quanto volete, noi andremo avanti, piazza per piazza, a mani nude, pure senza mezzi, ma non ci faremo schiacciare dalla cupola politica mafiosa che ha tenuto in ginocchio questa terra, ed è purtroppo come una piovra che contamina e condiziona tanti palazzi, e quello dell'informazione lo si sta vedendo sulla mia pelle. Dino Morgante, spieghi pubblicamente... Perché sono oscurato continuamente dal giornale di Sicilia di cui lei è anche padrone. Lo spieghi una volta per tutte. Spieghi come può un giornalista che fa posto ogni giorno, posto ogni giorno contro di me nella sua pagina, garantire terzietà e obiettività. Lo spieghi una volta per tutte. E non accampate quello che è successo da me il giornalista. Perché se il giornalista non è in condizione di essere più terzo, perché c'è una querela con me, si sposta. Fa cronaca rosa, fa cronaca nera, ma non può fare. Cronaca politica, avendo scommesso già con altri, avendo detto che non scriverà mai la mia parola in suoi articoli. Ma non vi rendete conto, non vi vergognate. Poi io mi incazzo, poi io reagisco male. E certo, questa azione di mascariamento è ovvio che fa girare le balle. Come vedete, non casco nella trappola della provocazione. Vi aspetto il 25 aprile a capo per oro. Aspetto lei, dottore Morgante, e aspetto lei, Lucio D'Amico. E chiami il mio detto stampa, per cortesia, così stabiliamo le regole di ingaggio. Così vediamo ora chi ha palle e vediamo anche chi si serve della città o serve la città. I poteri forti. Hanno sempre tentato di spaccarmi le gambe i poteri forti hanno sempre tentato di limitare la mia azione. Voi siete poteri forti e questo qua ve ne siete sempre vantati, ma ripeto, non mi impressionate e non ho alcun timore. Chiamate il mio addetto stampa, stabilite le regole di ingaggio, sono pronto a farmi smentire da voi, pubblicamente, davanti al nostro popolo davanti ai messinesi, davanti ai siciliani e diamo anche oggi un buon esempio all'Italia dove potremo dimostrare che la terra di Sicilia nonostante un sistema politico mafioso ha uomini e donne che non si piegano e non hanno paura. Arrivederci a 25 di aprile. Dottore Morgante e dottore e dottore? D Amico.